Buongiorno cari studenti, eccoci qui all'ultimo modulo di filosofia di quest'anno quindi del liceo e quindi della vostra vita l'ultimo argomento di filosofia che eh, tratterete eh, scientificamente con valutazione nella vostra vita poi mi auguro e vi auguro di continuare a fare filosofia in modo indipendente personale, soggettivo, senza valutazioni e salvo i casi eh, rarissimi di soggetti che continueranno a studiare filosofia all'università ma diciamo eh, attività da cui io personalmente vi dissuaderei, a meno che non abbiate una passione sviscerata per questa disciplina qui Ultimo modulo di filosofia dell'anno. E di cosa tratteremo? Bene, eh... ma l'argomento generale è. È, è, è il seguente, eh, abbiamo concluso il modulo sull'epistemologia, ci siamo interrogati ciò, su ciò che contraddistingue la scienza, la scienza svolta della natura, quindi i vari limiti di queste dottrine epistemologiche, eh, quindi mh, la difficoltà a definire in concreto che cosa è scientifico e cosa non lo è, e tra più teorie scientifiche qual è la più avanzata. Tuttavia abbiamo dei criteri in qualche maniera no? che ci orientano a identificare ciò che è caratterizzato da un maggior grado di scientificità. Ma la questione molto delicata che si pone è quella relativa alle scienze umane, e cioè alle scienze dell'uomo, quando l'uomo studia se stesso, quali sono queste scienze umane? Per esempio, la psicologia, la sociologia, l'economia, anche la storia, se vogliamo, no? Eh, tutte quelle scienze che hanno per oggetto di studio lo stesso uomo, le sue attività individuali, psicologia, eh, cognitive, comportamentali, sociali, sociologia. Economiche e così via, anche politiche, cioè la politologia, insomma, eh, si è cercati, specialmente nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento, di fare dell'attività umana oggetto di conoscenza di carattere scientifico, non semplicemente eh, riflessioni di carattere letterario, umanistico, poetico o genericamente filosofico. Eh, è possibile fare dell'attività umana oggetto di scienza? Con quali limiti, con quali? Implicazioni, eh, diciamo che eh, si può fare una riflessione più generale. Io seguirò qui il mio sito la sua sezione principale perché ci è comoda no? come scaletta da, da seguire e possiamo iniziare con una riflessione. Eh, più ampia, no? quando è che nascono le scienze dell'uomo? Quando l'uomo comincia a perdere la qualità di soggetto della conoscenza, di eh, anche padrone in un certo senso del mondo, quale era stato annunciato nel Rinascimento no? con l'umanesimo e poi nell'età moderna con l'illuminismo, ma l'uomo sempre più si fa oggetto di conoscenza. Eh, viene detronizzato in una sorta di mh, collocazione eh, immaginaria no? al vertice della natura eh, in cui in qualche modo ha cercato di sostituirsi a Dio no? come anche ci ricorda Nietzsche Dio è morto ma l'uomo ha cercato per un certo tempo di sostituirsi a Dio diventando il Signore padrone della natura pensate all'idealismo tedesco no? il soggetto della conoscenza dell'azione che diventa tutta la realtà in Fichte in Schelling in Hegel soprattutto no? questa idea idealistica di un uomo che si Fa artefice del proprio destino e padrone dell'universo viene progressivamente erosa dal cosiddetto nichilismo, dall'esercizio del sospetto. Eh, non sarà che noi siamo dominati, abitati da cose più grandi di noi, che ci rendono in qualche modo preda di sé, non sarà che invece di essere noi padroni di, del mondo siamo in realtà, eh, come dire, asserviti a delle dinamiche oscure che ci governano, dinamiche di ordine economico, come ci ha spiegato Marx, dinamiche di ordine psicologico o psicoanalitico, no? come ci hanno spiegato in un certo modo, Nietzsche e Freud. E quindi, quel, quell'uomo che era già stato sloggiato da Copernico dall'essere al centro del mondo, no? dal punto di vista astronomico, viene collocato in una periferia dell'universo. Oggi, ancora più chiaramente che ai tempi di Copernico, siamo in una galassia qualsiasi di un universo enorme che sembra del tutto ignorarci. Ebbene, quest'uomo che è diciamo sloggiato al centro dell'universo fisico, viene anche considerato quasi una, un accidente della natura biologica se guardiamo la teoria di Darwin. Non è qualcosa di previsto dalla creazione del mondo, l'uomo, nella visione scientifica darwinistica, ma è quasi un evento casuale che si è determinato per la selezione naturale delle specie, dovuta a situazioni del tutto contingenti. Il fatto che alcune, alcuni primati sono scesi dagli alberi nelle savane e poi hanno cominciato a camminare in, con la stazione eretta avendo il pollice opponibile. Ma tutto ciò non sarebbe stato progettato da Dio o, o dalla da natura stessa, ma sarebbe stato qualcosa di casuale. Cioè L'uomo che non è al centro dell'universo. Cosmologico, non è al centro dell'universo neanche dal punto di vista biologico, è un accidente, qualcosa che è venuto fuori casualmente. E poi con Freud non siamo neanche padroni di noi stessi, l'io è solo un epifenomeno della mente perché la psiche è governata da es e superio, che di fatto eh, diciamo, tengono le reti della nostra personalità, del nostro comportamento. Noi crediamo di fare alcune cose per delle ragioni, ma queste ragioni con cui noi ce la raccontiamo non sono le vere cause, le vere motivazioni, i veri moventi delle nostre azioni, che potrebbero avere come, eh, diciamo, vera forza motrice la volontà di potenza o il desiderio sessuale o qualsiasi altra cosa che comunque sfugge alla nostra consapevolezza. Quindi l'uomo perde centralità e, e a questo punto eh, ecco che e non essendo più esso o egli il soggetto della conoscenza diventa piuttosto terreno no? di una possibile conoscenza che era stata anticipata genialmente da Nietzsche e da alcuni autori letterati dell'Ottocento anche nell'ambito del simbolismo, del decadentismo che voi sicuramente state studiando anche in letteratura, ma poi diventa oggetto di vera e propria ricerca scientifica attraverso proprio il metodo scientifico, da quelle discipline che accennavamo prima, sociologia, psicologia, economia, che fanno di noi non tanto i soggetti che e liberi dell'agire, quanto degli oggetti che si comportano secondo leggi di cui essi stessi non sono consapevoli. Pensate all'economia, la legge della domanda e dell'offerta. Pensiamo di essere soggetti liberi che fanno le loro scelte, ma siamo dei numeri all'interno di equazioni no, in cui è previsto che noi tenderemo a comprare quei prodotti piuttosto che altri, quali quelli che costano di meno e che sono di qualità maggiore, a meno che uno sia un pazzo, tenerà sempre a comportarsi così, anche se soggettivamente l'individuo potrebbe avere dei margini di libertà. Libertà, in un certo senso difficilmente interpretabili a livello di massa noi tendiamo a comportarci secondo delle linee di tendenza che sono eh, abbastanza definibili dal punto di vista matematico quindi dove finisce la nostra libertà la nostra creatività ecco l'uomo oggetto di conoscenza diventa simile a unape a un atomo a un protozoo a un pianeta a un sasso a, a un un cioè a qualcosa in cui il cui comportamento può entro certi limiti essere previsto perché ricordiamoci che tra le caratteristiche del sapere scientifico, secondo quello che pensavano i positivisti, ma anche ribadiscono i neopositivisti, ma anche gli epistemologi che abbiamo studiato, c'è la prevedibilità. Ricordiamoci no? che per Popper una teoria scientifica è tale quando è in grado di prevedere fenomeni che poi vengono a determinarsi, per cui non viene falsificata ma piuttosto corroborata. Quindi anche nella psicologia più recente, ci racconta di una scienza in cui la cui essenza consiste nella capacità di prevedere. E quindi se noi siamo come esseri umani un oggetto di scienza, vuol dire che siamo prevedibili, siamo tutto sommato calcolabili, non c'è niente di completamente innovativo nel, nell'uomo. No? Ecco, una delle implicazioni problematiche delle scienze dell'uomo, cioè il presupposto stesso dell'esistenza di queste scienze è che l'uomo sia prevedibile, oggettivabile, eh, cosa che è stato oggetto di, di discussioni molto accese. Eh, qual è il limite, no? ma poi lo approfondiremo meglio di questo approccio eh, che sembra ormai trionfante? No? Pensate anche alle neuroscienze, la capacità di diciamo il desiderio ideale di riuscire a prevedere i comportamenti degli esseri umani sulla base delle interazioni tra i loro neuroni, che possono essere mappate dalla tecnica della neuroimaging. Un giorno le emozioni, i desideri, le intenzioni o i sogni potrebbero essere visualizzati da queste macchine, che potrebbero in qualche modo dirci già quello che noi vorremmo fare domani, o le ragioni per le quali siamo dispiaciuti di una certa cosa. Cosa rimane di totalmente libero, di creativo, di così, come si chiama una volta, spirituale, se tutto è sotto la disponibilità e il controllo della scienza? e in caso dell'uomo? Ecco, eh, possiamo applicare alle scienze dell'uomo i medesimi criteri che abbiamo appena studiato, che presiedono al funzionamento delle scienze della natura? Cioè, quei parametri falsificabilità, controllabilità, coerenza logica, oggettività, eccetera, eccetera, che presiedono ai saperi cosiddetti scientifici studiati nella epistemologia, sono gli stessi che valgono nel caso delle scienze dell'uomo? Alcuni sostengono di sì. Le scienze dell'uomo, in quanto tale, devono seguire esattamente gli stessi criteri delle scienze della natura. E l'uomo è un oggetto, come potrebbe essere il batterio l'atomo, il protozoo, il pianeta e così via. Finché si studia l'uomo secondo i stessi criteri, come si studia la natura, si ha scienza con tutti i rischi del caso. Altri invece argomentano in una maniera differente, dicono: Ma attenzione, nel caso dell'uomo abbiamo un paradosso, una specie di cortocircuito, perché l'oggetto di conoscenza, l'uomo, è anche il soggetto della conoscenza, cioè noi conosce, cerchiamo di conoscere noi stessi. E quindi nasce una specie di loop, no? di paradosso, perché se il soggetto che conosce, utilizzando il suo cervello,. Coincide con l'oggetto di conoscenza, nel caso della neuroscienza, la cosa è evidentissima, perché c'è il cervello dello scienziato che guarda sul monitor, le, 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 diciamo, le immagini corrispondenti al cervello di un altro, magari del suo stesso cervello. Quindi, questo fatto che il soggetto che conosce coincida con l'oggetto conosciuto genera una serie di paradossi che potrebbero salvare, diciamo così, una sorta di ambito eh, di irriducibilità. Dell'umano alla conoscenza scientifica, cioè l'uomo sapere qualcosa che non è completamente riducibile a sapere oggettivanti della scienza, perché? Perché è egli stesso il soggetto, oltre che l'oggetto della conoscenza. Questa è una questione molto interessante, filosoficamente, che in qualche modo adesso approfondiremo attraverso alcuni esempi.